Ciao belle donzelle, è quasi ora di pranzo e io non ho la più pallida idea di cosa caspiterina cucinare. Non abbiamo voglia di carne perché l'abbiamo mangiata ieri, non abbiamo voglia di uova, queste cose qua. Vorrei fare un piatto di pasta perché comunque a pranzo preferisco mangiare un po' di carboidrati. E quindi stavo pensando di fare qualcosa a base di pesce, però non abbiamo voglia di pesce, nel senso pesce arrosto, queste cose qua. I gamberoni li abbiamo mangiati avanti ieri, non ho voglia di riproporli anche a Rebecca, che non li adora particolarmente, e quindi mi è venuto in mente di fare una semplicissima pasta ai ricci, alla polpa di ricci, utilizzando questa polpa di riccio di mare. Le raffinate, questa l'ho comprata all'Eurospin e arriva da, aspettate che ve lo dico, prodotto nello stabilimento di Cagliari. Non ho prodotto, confezionato nello stabilimento di Cagliari. Comunque sono ricci sardi. Non so se altrove li vendano o se ogni regione magari ha le sue priorità, non lo so. Quindi farò la pasta con la polpa di ricci, e poi ho pensato di fare come secondo, che in realtà sarebbero un antipasto, ma siccome già Rebecca arriva all'1:30, alle 2:20 a casa, che è stanca, insomma noi abbiamo fame, abbiamo bisogno di mangiare, allora prima mangeremo la pasta e poi mangeremo questi. Farò i pomodori ripieni con il tonno. Sinceramente è da un sacco di tempo che non li faccio, ma da tanto. Solitamente è una ricetta che io faccio d'estate. L'estate scorsa, per un motivo o per l'altro, non l'ho fatta, quindi adesso non mi ricordo neanche più quali sono esattamente le dosi, andrò praticamente a occhio. Perciò se avete da bacchettarmi, bacchettatemi, non fa niente, tanto li dobbiamo mangiare noi alla fine. L'unica cosa positiva è che poi alla fine vi diremo se sono venuti bene o se sono venuti male, insomma. Quindi niente ragazzi, adesso inizio subito a preparare queste cose, perché anche se comunque ho abbastanza tempo, perché è 1:50, però comunque iniziamo. Allora, per fare i pomodori ripieni ci servono naturalmente i pomodori. Sarebbero stati meglio i pomodori d'insalata, che sono più grossi e più duri, ma io in questo momento ho questi, quindi utilizzerò questi. Questi sono i pomodori grappolo. Poi andrò a mettere delle scatolette di tonno, naturalmente ci servirà un frullatore, non so esattamente quante. Adesso quando avrò la polpa qua a disposizione mi renderò conto di quante ce ne vogliano. Ci vorrà un po' di maionese e ci vorrà anche un pochino di mollica di pane. Io ho questo pezzettino di pane comune che mi è avanzato ieri e quindi andrò a metterci questo, altrimenti credo che possano andare bene anche le fettine di pane in cassetta, insomma. Naturalmente il sale, e per chi lo vuole un pizzichino di aglio. Va frullato il tutto, ma adesso iniziamo. Ok, il pomodoro deve rimanere così, vuoto all'interno praticamente. Cercate di non bucarlo perché altrimenti è un disastro. Io qua già ho scavato troppo, ma al prossimo andrà meglio.
qui dentro abbiamo messo il ricavato della polpa del pomodoro, 3 scatolette di tonno. Adesso ci andrò a mettere un pochino di olio extravergine di oliva, naturalmente, il sale, perché altrimenti sta cosa sa di niente, o sa di poco, e un pochino di aglio, ce n'era proprio un pelino. Allora adesso andiamo a frullare, dopodiché vediamo quanto pane aggiungere. Consistenza parecchio liquida, quindi adesso andiamo a mettere intanto ancora un pochino di sale, perché da qua ne scende davvero poco, ragazzi. Non è come prenderne un pizzico direttamente dalla saliera. Poi ci mettiamo poco di maionese, proprio un giro, staccati, e poi ci andiamo a mettere un po' di pane. Alla fine il pane gliel'ho messo tutto, ecco il pezzettino che avete visto. La consistenza è questa. Non è né denso né liquido, è granuloso, diciamo, ma è normale che sia così. Ed è squisito, assaggiatelo sempre prima di riempire i pomodori. Perché se manca di sale o di qualche altra spezia gliela potete aggiungere. Ok, ho lavato il cucchiaio. Adesso, siccome la quantità, come potete immaginare, è enorme rispetto ai pomodori, io vado a riempirli, però poi tutto quello che rimane di questo composto lo metterò in un barattolo, in un contenitore, in frigorifero, e lo potremo mangiare anche stasera spalmato sul pane, oppure si può anche congelare e tirarlo fuori per un'altra occasione. E quindi devo mettere l'acqua della pasta urgentemente. Quindi farò gli spaghetti o le linguine, faccio 2 litri, partono tutti. Sale. Ok, nel frattempo finiamo di riempire i pomodori. Questo mi si è rotto. Ne ho rotto solo uno, sono stata brava. Di solito faccio un cataclisma.
Invece stavolta, visto che c'eravate voi che mi stavate osservando con il vostro occhio critico, mi sono impegnata di più e ne ho rotto soltanto uno. È inutile, è inutile. Voi ragazze, migliorate la mia vita, migliorate le mie prestazioni. Se di prestazioni si possono chiamare. Ok, certo non sarà bellissimo da vedere così, perché andrebbe in teoria guarnito con, non lo so, delle foglioline di basilico, ma io in questo momento non dispongo di nulla, quindi credo che ce li mangeremo molto tranquillamente anche senza guarnizione. Eccoli qua i nostri pomodori ripieni. Sì, una guarnizione sopra ci vorrebbe, perché piacciono i capperi, magari un cappero sopra piuttosto che una fogliolina di basilico, qualche invenzione ci vorrebbe, ma sinceramente io in questo momento ho talmente tanta fame che non ho intenzione di perdere tempo a guarnire. Quindi i pomodori adesso sono pronti, vado a mettere questo pochino di ripieno che è rimasto in un contenitore, così anche Matilde stasera lo potrà assaggiare, sono sicurissima che gli piacerà un sacco. Credo che qua ci stia. È squisito ragazzi, che buono. Questi non li butto, perché questi pezzettini, diciamo la parte di sopra, la testina del pomodoro, stasera gli tolgo proprio il piccioletto e ci faccio un'insalatina, insomma non è che si buttano via. Questi in frigo, questa va in frigo, quindi questa è rimasta. Ok, adesso che i pomodori sono pronti ci possiamo dedicare a fare la pasta ai ricci. Qualche cultore del riccio sicuramente dissentirà da quello che io sto per fare. So che il sapore del riccio andrebbe mangiato così, tale e quale, però sinceramente, siccome questo è un barattolino di polpa di ricci da 55 grammi, io devo farlo fruttare per condire la pasta per 3 persone, lo dovrò allungare con della panna da cucina. So che non si fa, non mi tormentate nei commenti, vi prego, però sappiate che questo è un ottimo metodo per avere con la minima spesa la massima resa, anche perché a noi la pasta non piace che sia troppo asciutta, ci piace che abbia un pochino di sughetto, insomma che sia ben condita, quindi lo andrò ad amalgamare con un po' di panna. Adesso vi faccio vedere come si fa, perché so che qualcuno di voi che mi segue non l'ha mai mangiato. Niente, vi faccio vedere come lo faccio io, vi assicuro che non vi fa male anche se c'è un po' di panna. Pentolina antiaderente, olio extravergine di oliva, il fondo e un pochino di aglio. Adesso lo dobbiamo andare a scaldare, solo scaldare, non deve né friggere né soffriggere, deve soltanto scaldarsi, e si spegne nel momento esatto in cui l'olio inizia a non essere più denso ma a diventare più liquido. Naturalmente ragazzi, quando io vi dico si fa così, si fa cosà, intendo come lo faccio io, e non perché quello che faccio io sia la verità assoluta o si faccia assolutamente solo così, lungi da me. Ok, eccolo qua, l'olio non è più vischioso e denso ma è diventato più liquido, quindi in questo esatto momento io lo spengo. Ok, fiamma spenta, vado a mettere dentro il barattolino di polpa di ricci.
ne mettono talmente poca dentro che bisogna trovare tutti i metodi possibili e immaginabili per farla fruttare di più. Ok, io la schiaccio bene, sempre a fiamma spenta. Vedete che se io lo lasciassi così, la mia pasta in realtà non sarebbe un granché condita, a meno che uno non ne abbia una quantità industriale, insomma. Ma siccome un barattolino di questi io lo pago 6 euro, 6,90 euro, insomma, prenderne due in una spesa inizia a essere pesantino, quindi preferisco fare così, insomma, ragazzi. Poi chi vuole la mette, chi non vuole non la mette, va bene uguale, insomma. Allora, aspettate un secondo perché sta bollendo l'acqua della pasta, quindi andiamo a calare la pasta. Oggi facciamo le linguine numero 7. Nel frattempo che la pasta cuoce, noi andiamo a finire di preparare il condimento e ci andiamo a mettere dentro questa qua, cioè io ci vado a mettere dentro questa qua, voi fate un po' come volete. È tutto a freddo, non ho acceso fornello, nulla, per rendere la cremina ancora più cremosa e soprattutto per scaldarla andiamo ad aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Ok, adesso è davvero perfetto. Ok, la pasta è pronta, la scoliamo e torniamo. E anche la nostra pasta è pronta, come vedete. Ha un bel brodino sotto e vi assicuro, ragazzi, che è veramente squisita. Bene, ragazzi, il video è finito, noi andiamo a mangiare. Spero che le ricette vi siano piaciute. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao.